ancora ad oggi non c'è nessuna certezza, perché noi ci troviamo di fronte a un'amministrazione comunale che ci obbliga a determinati tipi di paletti, come diceva il collega, su base all'ordine di servizio numero 38, ma allo stesso tempo non ci spiega quando e come intende darci quei 50 quasi milioni di euro a dicembre di quest'anno inerenti a tutto il 2015-2016. Ovviamente la nostra preoccupazione non è data solo da questo, ma anche sulla questione della regione, che per quanto riguarda il contributo chilometrico che doveva essere aumentato e il contenzioso inerente agli anni passati 2012-2015, ancora ad oggi non si ha nessuna notizia. Un'altra cosa ancora ad aggravare tutta questa situazione è la questione che abbiamo un management aziendale azzerato. Noi andiamo verso un nuovo presidente, una nuova verso il direttore generale, dove non sappiamo oggi con chi trattare. I lavoratori la scorsa settimana hanno dimostrato all'amministrazione, hanno dimostrato a tutta la, diciamo, la cittadinanza di essere consapevoli della grave difficoltà che c'è stata, e hanno contribuito quasi con la raccolta di 400 firme ad annullare l'ennesimo torto che stavano